Buonasera a tutti ragazzi, faccio questo video per essere molto più semplice, in quanto mi avete chiesto più di qualcuno come si fa a sostituire l'O-ring della STC in acqua. Ovviamente bisogna avere un O-ring, di ricambio per poterlo sostituire. Intanto, nella sostituzione ho fatto svitando questa parte superiore del kit. Ok, ed eccola qui. Qui dentro c'è questa gonnellina O-ring, lo vedete? Qualcuno mi diceva, io per vedere se era integro, non sapevo come tirarla fuori. Ci ho provato con il coltello e l'ho rovinata. Ci credo. Io vi faccio vedere il sistema più semplice da poter togliere questo O-ring senza danneggiare nulla. È questo qui, vedete? All'interno della bolgisagola sono con una mano, ma ecco qua, vedete? E si toglie. Ok? È semplicissimo. E poi, una volta che l'avete sostituita, avvitate di nuovo il tutto portando il kit in battuta, così da garantire una buona tenuta. E ora vi faccio vedere anche un'altra cosa, dove io porto i miei O-ring di ricambio, ma soprattutto se lo dovessi cambiare, dove mettere questo senza buttarlo in acqua, anche perché già ce n'è troppa di plastica in acqua e non va buttata al mare assolutamente. Quindi il mio sistema è questo qui, in un moschettone. Ok, attaccata alla boa, porto quelli di ricambio e poi ovviamente ci metto quello danneggiato. Ok, nel caso non volete confondere i due, potete metterlo nel sottomuta. Ok, qui ad esempio sotto la manica della muta, in modo e in maniera da non buttarlo in acqua, come dicevo prima. Se nel caso non avete la boa, perché state con un'imbarcazione, potete agganciare il moschettone alla cintura e portarvi l'O-ring di ricambio dietro. Ok, spero che il video vi è piaciuto. Se avete altre domande, mi fate sapere. Alla prossima. Ciao ragazzi.